Allora, 69 frazioni di Amatrice, signora. Se io volessi prendere le difese, diciamo, del governo, di chi è intervenuto, che cosa posso dire a loro favore? Allora, grazie soltanto all'assistenza, diciamo, dei volontari di tutte le forze dell'ordine e della solidarietà di tutta Italia. Per i governanti niente. Ma come niente? Niente, assolutamente niente, perché sono 5 mesi e non tanto per noi che viviamo a Roma, quanto per i nostri amici e paesani che sono ancora sottoterra. Si sono rovinate tutte le nostre strutture, tutti i nostri beni culturali, per cui non abbiamo più nulla, solo tanta rabbia e disperazione. Ma io in televisione ho visto, ho sentito tante scemenze, per non dire altre parolacce. Allora occorre proprio recarsi in loco per lì, essere civili come lo siamo, perché siamo un popolo molto molto civile e dignitoso, però ora siamo stanchi, come dice il nostro sindaco, basta, bisogna andare avanti con i forconi se c'è bisogno. Addirittura? Sì, sì. Darei un consiglio al dottor Librandi di fare un giro ad Amatrice a dire quello che ha detto ieri sera in televisione. Che ha detto ieri sera? Ha detto che i terremotati devono stare nelle tende e non lamentarsi. Ma Librandi chi? Quello di l'onorevole Librandi. Sciolta civica? Non lo so, detto è, secondo me è uno sciolto lui. È uno sciolto. Venisse qui a dirlo. Ma che vuol dire devono stare nelle tende? E lui l'ha detto, che ne so. Ah. Ma ieri, dove? Una trasmissione su Rete 4, mi sembra. Su Rete 4, ha detto proprio, debbono stare nelle tende. Dormissero nelle tende senza lamentarsi. Ah, vabbè. E vabbè, registriamo pure questo, eh. Io... Gira il post su Facebook. Ah, vabbè. Con tanto di filmato, non è che sono parole per sentito dire, c'è proprio il filmato in cui dice queste parole. Va bene, anzi va male.